solo questa idea. No. Non ci credo. Davvero? Wow, è tipo una barattola d'uncinetto, eh, mamma? Wow. Ah, sai cosa? Sai cosa sarebbe bello? Che dici? Ma se tornassi a casa per un po'? Tipo, magari è per sempre? Non sarebbe forte? Ah, sì. Ok. Mamma, scherzavo, dai. Pensi davvero che tornerei a casa? Ormai ho 30 anni. No. Sì, davvero scherzavo, dai. Sì. Ok. Sì, tutto bene. Tutto bene, mamma. Devo dirti una cosa. È da parecchio che ci penso. Ecco, ormai ci conosciamo da molto tempo e... Io ti amo. Con tutto il cuore. Ti amo davvero. E voglio stare con te. Davvero. Oh... No. Oh, sì, certo. Io non intendevo. Anche per me sei un'amica, capisci? Siamo ottimi amici e basta. Quindi, ecco, ho pensato di dirtelo. Allora, cosa vediamo stasera? Sul serio? Non fai altro che lamentarti e rompere il cazzo. Che ne dici di usare questa e farla finita, eh? Guardati, di che cosa hai paura? Fallo! Niente più scuse, niente più pianti! Fallo, cazzo! Hmm.
Primo messaggio, inviato oggi alle 9.45. Ehi, ciao papà, è un po' che non ti fai sentire. Mi richiami? I ragazzi ti aspettano, sai. Hanno già scelto i tuoi regali di Natale. Ma ci pensi, siamo già di nuovo a Natale. Il tempo vola, eh? Dopo il lavoro vengo a prenderti. Puoi restare qui. Lo so che non vuoi disturbare, ma... Papà, non disturbi mai. Allora passo dopo il lavoro. Ciao. Come scusa? Ok, tesoro, non vedo l'ora. Ma sei sicura che mamma sarà felice di vedere papà vestito da principessa quando torna? Sì, diventerai così bellissima che mamma torna a casa e dice: ma che bel papà, sei il papà più bello del mondo! Sicuramente, guarda... Allora, per prima cosa ti sfazzoli i capelli, ok? Così. Eh? Così, okay. E così. E adesso te li sistemo così. E adesso è il momento del trucco. Allora prendo questo e lo metto qui. E qui, e qui, e qui. Papà, ma che hai fatto? Non sei una vera signora. Scusa tesoro, prometto che mi impegno. Certo, ma dai, devi tenere... Perché? Ma oggi mi sento proprio bene. Sì? No. Beh, ok. Sì. Va bene, perfetto, sono contento. Grazie, papà. E tu, tutto bene? Mi fa molto piacere. Sì, sì, io sto bene. Sì. Cerco di tirare avanti. Sì. Sai com'è? Vai ancora in chiesa? Sì, beh... cioè, a dire il vero, mi sono preso una pausa. Mi sembra strano andarci da solo. Anche a me manca la mamma. Ma dobbiamo aggrapparci alla fede ora più che mai, no? Oh, senti papà, mi dispiace ma devo salutarti. Abbiamo ospiti a cena ed è tutto il giorno che corro come una pazza. Ah, ma certo. Ok, va bene. Sì. Ciao tesoro, passi presto a trovarmi? Senti, cerco di chiamarti di nuovo in settimana. Certo, ok. Divertiti stasera. Sì, certo. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene papà, stammi bene, eh? Sì, ciao cara. Ciao.
Ascoltami, brutto arrogante. Credi che la tua opinione valga più di quella degli altri solo perché parli alla radio? Beh, ti dico una cosa, coglione ignorante. Non hai il diritto di sputare veleno sulle... Signora, ho esattamente il diritto che hanno tutti, lei compresa. Viviamo in una nazione libera. Insultare non è un diritto. L'ignoranza non è un diritto. Mia figlia è lesbica, è una bellissima persona e la amo più della mia vita. Se attacchi mia figlia, scemo cretino deficiente, te la devi vedere con me. Credi di poter trascinare gli altri nel fango senza sporcarti? So quello che fai nel tempo libero. Ti fai di crack e ti permetti di giudicare gli altri. Se l'hai inventato, un'altra pazza, lo giuro! Thank you.
cazzo, sparami! Vai, 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 vai! Ah! Cazzo! Era vuoto, vuoto! Di nuovo, no, dai! No, 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 cazzo! Ok. Sì. Cazzo! Piccolo. No. Piccolo, no. Dai. No, dai, dai, no! Ancora. L'ultima volta, no. Dai! L'ultima volta! Okay. Dai, amore! Dai, l'ultima volta, cazzo! Dai, dai, amore, dai! Ci provo io?